La nostra intenzione è quello di far arrivare questo messaggio, diciamo, un po' a tutti quanti, perché noi troviamo molto ingiusto come cosa quello dell'adattamento della punizione, diciamo, che sta facendo adesso in questo momento la preside, perché non ci sembra una punizione esemplare, diciamo, pretendere la bocciatura di quasi 3 ragazzi praticamente. E troviamo appunto che siano, come ha detto la mia compagna, che siano cose ingiuste perché appunto ci hanno dato, hanno accusato questi nostri compagni di cose che effettivamente non ci sono mai state, che cose non reali praticamente. Ci hanno confermato che 13 ragazzi sono stati identificati all'occupazione e che anche la preside li avesse riconosciuti, ma comunque sono stati accusati solo loro perché diciamo hanno messo un po' più la faccia per le interviste che sono state fatte. Non sarà solo un presidio di solo ragazzi del Vico, ma appunto verranno anche tanti ragazzi del Vittorio Emanuele, della Briola e del Cuoco anche. Siamo qua perché ci siamo sempre quando c'è da ascoltare i ragazzi, perché ci occupiamo di giovani, di prevenzione del disagio giovanile. E quindi quando ci siamo per dirgli che devono comportarsi in un certo modo per evitare magari di andare incontro a episodi spiacevoli come è successo anche ai loro amici, ci dobbiamo essere anche quando i ragazzi fanno cose come scioperare per rientrare a scuola, come manifestare un pensiero. Come dire che si sono accorti che effettivamente gli adulti, che si vantano tanto di saperli gestire, di saper gestire i problemi, in realtà non hanno saputo organizzare il loro rientro a scuola in sicurezza. E quindi questo ha portato questi ragazzi del Vico a fare un atto di occupazione assolutamente pacifico, a quanto mi risulti, che però diciamo, è stato oggetto di una particolare attenzione da parte della dirigenza. Manifestiamo per loro la piena solidarietà e siamo pronti anche a difenderli eventualmente se la storia dovesse concludersi, come speriamo di no, ma certamente non sarà così, con un provvedimento appunto di 5 in condotta e quindi chiaramente che comporterà la bocciatura dei ragazzi. Occorre stare vicini a questi ragazzi, specialmente in questo momento difficilissimo. C'è stato un anno di una didattica fatta in maniera ballerina, grazie a delle incongruenze da parte del governo nazionale e voglio dire anche rispetto ad una organizzazione arrivata in ritardo del governo regionale. Non possono pagare le spese i ragazzi che sono il futuro di questa nazione, di questa regione. È necessario investire sull'istruzione, è necessario investire adesso perché da più di 20 anni non si fa ed è giusto lasciare alle nuove generazioni una possibilità di istruzione, di educazione e di rimanere all'interno della loro regione. Non vogliamo più giovani che vanno via da questa nazione.